Voglio anzitutto ringraziare il Bressan, vicario episcopale, e Don Luciano, Michela e Luigi, che si occupano dell'esperienza di preparazione al matrimonio, del matrimonio e delle famiglie nella nostra diocesi, e anche eventuali rappresentanti di zona se fossero qui presenti. Ma se è possibile dire così, vorrei ringraziare ancora di più ciascuno di voi e ogni coppia qui presente. Perché? Perché la scelta in un pomeriggio uggioso e piovoso come questo, magari per moltissimi unico vero giorno di libertà dal lavoro, dagli impegni vari, eccetera. Dicevo, la scelta di prendersi il tempo e di muoversi e di incontrarsi con gli altri fratelli cristiani che stanno facendo la stessa esperienza è già una dimostrazione potente del gusto e del senso della vita che voi avete. Ed è un sintomo molto bello e significativo della verità del vostro amarvi, del vostro volervi bene, indipendentemente dai problemi che inesorabilmente nella vita, soprattutto in ambito affettivo, ciascun uomo e ciascuna donna ha, perché tutti dobbiamo fare i conti con questo aspetto della vita, da quando nasciamo fino a quando passiamo nelle braccia del Padre. Questo è inevitabile, è inutile essere astratti su questo punto. Quindi la gioia dell'amore, l'amoris letizia, è un qualche cosa che si vede, che io guardandovi vedo, indipendentemente dal modo con cui uno può essere qui. Uno può essere qui magari così un po' a fatica, un altro può essere qui un po' scettico, un altro un po' curioso, un altro più entusiasta, però questo non cambia la situazione oggettiva in cui tutti vi trovate. Siete qui per capire il positivo, il bene, ecco, il bene che state vivendo e che non è una astrazione, perché è l'espressione di un amore reale del fidanzato per la fidanzata e viceversa, che voi sentite come garanzia per il vostro bene. Sentite che questa dimensione dell'amore nuziale, che implica l'uomo, la donna, l'unità dei due e la generazione, che è procreazione ed educazione, sentite che questo è un fondamentale della vostra vita, è un caposaldo della vostra vita. Ecco, aggiungo due o tre parole a questa apertura a cui tenevo molto, poi avete già preparato due domande che in realtà sono molto più che domande, ma sono già una provocazione all'Arcivescovo circa questioni vive, attuali, anche nel senso buono della parola, cariche di tensione, di drammaticità, e poi si avanzerà ancora un po' di tempo, potremo, se qualcuno chiedere qualcosa o vuol dire qualcosa, ovviamente potrà dirlo, perché la bellezza della Chiesa che stiamo soprattutto in questi anni riscoprendo, proprio in questi anni di prova, è che nella comunione cristiana ognuno può essere se stesso, no? E quindi può esprimersi, può dire quel che gli sta a cuore, può obiettare con garbo, eccetera. Quindi questo volevo dirvi come ciò che mi preme di più, cioè il gesto, il fatto che siate qui in un buon numero
nonostante una giornata così, è per me, vescovo, una consolazione, lo è senz'altro anche per tutti i collaboratori che sono qui con noi. La prima osservazione sulla gioia dell'amore, amoris appunto, amoris letizia, che voglio fare è questa. Voi, ho detto, state facendo una esperienza positiva, perché l'amore è uscito per voi dall'astrazione, non è più un'idea, non è più un guazzabuglio di opinioni, come purtroppo avviene nella nostra società, in cui sotto la parola amore ci sta tutto e il contrario di tutto, ma è un'esperienza reale. Quindi voi potete parlare del rapporto uomo-donna in termini positivi. Però voglio farvi notare, voi avete un'esperienza da comunicare, perché se siete qui è perché siete orientati, quasi tutti almeno, al matrimonio e al matrimonio cristiano, ma questa esperienza non è ancora una esperienza compiuta, e la preparazione al matrimonio e il fatto del matrimonio sono appunto la modalità del compimento del fidanzamento, che incomincia dal fenomeno naturale che tutti noi conosciamo dell'innamoramento. Ma questo fenomeno dell'innamoramento, e voi lo percepite bene, si mantiene dentro una certa ambivalenza. È da una parte la scoperta della bellezza, dell'intesa, della sintonia, dell'attrattiva integrale, e noi tutti siamo fatti, siamo uno di anima e di corpo. Però non è fino in fondo l'amore, perché l'amore ha bisogno di un passo finale nel quale, dopo spiegherò anche il senso finale, nel quale io amo l'altro come altro da me. L'innamoramento è come il primo passo nella nostra società, è il passo dell'affezione. Tant'è vero che l'innamoramento è qualcosa che mi accade, non è che lo cerco io. È, diceva già il grande San Tommaso, una passione. È una passione, qualcosa che io, in un certo senso, tra virgolette, almeno all'inizio, subisco. Mi capita, eh? Sono toccato da quella presenza, da quel volto, da quella persona, ma poi incomincia, ecco quello che dovrebbe essere il senso del fidanzamento, che lo senso che si mantiene oggettivamente, che non passa, dopo c'è come un cammino da fare. Il Papa nell'Amoris Letizia al 147 dice che l'amore diventa maturo quando svolge un cammino pedagogico, un processo, e dice subito una cosa dura su cui ritornerò, che comporta delle rinunce. È una convinzione della Chiesa che molte volte è stata rifiutata come se fosse nemica della felicità umana. Invece non è così. Quindi dall'affezione che ti prende per una persona, tu incominci un cammino di conoscenza che ti conduce al matrimonio, cioè a legarti all'altro in un modo pubblico, davanti a tutti. Questo è molto importante, perché questa è una degli attacchi più gravi al matrimonio della nostra società: ridurlo a una specie di accordo privato. Invece no, ha una dimensione pubblica, perché
la famiglia che andate a costruire è la cellula costitutiva, anche se purtroppo è bistrattata, è la cellula costitutiva della società e individua il primo soggetto sociale. Il primo livello della civiltà è la famiglia e per la Chiesa la famiglia è addirittura una chiesa domestica, cioè è il luogo in cui avviene fino in fondo l'incontro e il rapporto di ognuno degli sposi e dei figli con Dio, con gli altri fratelli cristiani e con tutti i fratelli uomini. Quindi volevo con questo primo suggerimento dire tutta la positività del fidanzamento e mostrare nello stesso tempo la necessità di passare dal livello dell'amore affettivo al livello dell'amore effettivo, in cui viene a galla il volto dell'altro in quanto altro, da rispettare, da valorizzare, da appunto da accogliere con una tensione a far venire fuori tutto il bene, tutto il buono che c'è nell'altro. Quindi il vostro è un passo molto molto importante e va vissuto, vi invito a viverlo e a concepirlo in questi termini: tutto della tua persona è coinvolto nell'esperienza dell'amore matrimoniale, è coinvolto con l'altra persona, così che fai quell'esperienza estremamente significativa amando l'altro, che di dirgli è bene, è bello che tu sia, che tu viva, è un grande dono per me che tu sia e che tu viva. C'è un passaggio molto bello del Romeo e Giulietta di Shakespeare, in cui Shakespeare mette in bocca a Romeo questa frase, che spiega un po' quel che voglio dire circa la definitività del legame matrimoniale. La mia generosità è come il mare e non ha confini. E il mio amore è altrettanto profondo come il mare. Ambedue sono infiniti. Ecco, ma qui viene il bello. E così, più do a te, più ho per me. Più do a te, più ho per me. Questa è la bellezza profonda dell'amore. Ma, secondo punto, questa bellezza, tenendo conto del fatto che noi siamo creature finite, che pur volendo amare l'altro, vorremmo amare l'altro, come diceva una bella canzone, vorrei volerti bene come ti ama Dio. E certamente questa cosa l'avete nel cuore verso il vostro fidanzato o la vostra fidanzata. E però nel momento stesso in cui dici questo, capisci che non ce la fai, capisci che non sei in grado, capisci che non sei in grado. Quindi, siccome l'esperienza dell'amore e degli affetti è l'esperienza più importante e più radicale della vita, assieme al lavoro e al riposo, ma è quella primaria, perché mi mette in gioco come persona, mi mette a nudo davanti all'altro, è naturale che all'interno di questa esperienza il nostro essere creature finite viene a galla. Ecco perché un grandissimo poeta cattolico francese è arrivato ad affermare che la gioia di cui voi fate esperienza nell'amore reciproco, è madre del sacrificio. La gioia
è madre del sacrificio. Cioè, mi fa capire che l'amare mi domanda tanto, mi domanda accettare l'altro come altro. E nel matrimonio questo viene a galla in termini definitivi, evidenti, per il fatto che lì non puoi sfuggire all'essere te stesso e non puoi non manifestare le tue fragilità, i tuoi limiti e non puoi non riconoscere quelli dell'altro che ti è dato, non puoi, e quindi questo aspetto che è proprio di ogni vocazione e di ogni persona si vede in che cosa? Nel fatto che la nostra vita ci documenta che l'amore in modi personali e diversi alla fine comporta il dare la vita per l'altro. Uno dei motivi per cui i giovani di oggi hanno paura a sposarsi, sì, ci sono le motivazioni di carattere sociale, la grande difficoltà del lavoro, della casa, i costi, eccetera. Però è questa paura del per sempre, su cui poi ritorneremo, che caratterizza invece il matrimonio cristiano, è il percepire che quando tu ti sposi, arrivi alla scelta di sposarti, insomma, tu metti in gioco la tua vita, la metti in gioco fino in fondo, perché non, quindi la parola sacrificio, che è dentro la parola amore e che si documenta in mille modi particolari, no? Accettare il temperamento dell'altro, accettare i suoi difetti, rinnovare il perdono tutte le volte che è necessario. Ecco, il sacrificio è impastato con la bellezza e la gioia di questa esperienza. Ma se è accolto bene, se è accolto in verità, se è accolto come condizione per tendere alla felicità e per realizzare in pienezza la vostra umanità, l'umanità di ciascuno, il sacrificio non è alternativo alla gioia. Questo è molto importante. Non è alternativo alla gioia, ma fa parte di quel cammino molto bello che l'esperienza di amore tra l'uomo e la donna fa fare, che il desiderio, la brama dell'altro, che si dovrebbe chiamare, se la parola non fosse troppo rovinata dalla cultura dominante, eros, domanda per sua natura di maturare, crescere, anche, uso la parola, purificarsi, per diventare amore totale, disinteressato, per diventare, come ha fatto, come è stato per Gesù, anche se in modalità diverse, il dare la vita per l'altro. Pensando un po' all'incontro di oggi, mi venivano in mente le mogli o i mariti dei nostri fratelli copto ortodossi d'Egitto. Ho incontrato qualche giorno fa il loro papa, la loro autorità religiosa, e 15 vescovi e 150 preti che sono venuti in una nostra casa per una 3 giorni di lavoro, e mi ha impressionato il modo con cui il papa Tawadros mi parlava della fede delle donne e delle spose, degli sposi che hanno perso, essendo andati a messa, hanno perso il coniuge. Il dare la vita dall'interno della famiglia e dall'interno del matrimonio è qualcosa che sta toccando molti cristiani. Un'altra cosa che mi impressiona tantissimo è la situazione dei nostri fratelli, delle nostre sorelle in Nigeria, in altre parti dell'Africa, del Medio Oriente, che vanno a messa la domenica
sapendo che possono lasciarci la vita. Ora, per ora, anche se il terrorismo è arrivato in Europa, questo non sembra richiesto ancora a noi, fino a quando, ma certamente che amare bene l'altro fino in fondo e dare tutta la propria vita attraverso l'altro a tutta la comunità cristiana e a tutti i fratelli uomini, questa è una sorta di martirio della pazienza che tutti noi dobbiamo praticare. Non c'è vescovo, prete, cardinale, papa, consacrato, marito, moglie, che non faccia questa esperienza. Quindi capite il salto che state per fare, che state per compiere, e quindi quali debbono essere le garanzie perché questo salto sia per la tua verità, per la tua felicità, sia bello, sia buono, sia vero, quindi realistico, reale. Il matrimonio non è un sogno, è un incontro profondissimo e unico nel suo genere con l'altro come condizione di crescita per me. Quando ero ragazzo ho imparato da amici questa frase che non mi ha mai abbandonato. Il mio io sei tu. È la frase di Shakespeare, Giulietta Romeo, che abbiamo citato prima. Più do a te. Siccome il mio amore è infinito, siccome il mio amore non si ferma di fronte a niente, neanche di fronte al tuo errore o al mio errore, allora più do a te, più ho per me. Non perdo qualcosa nella comunicazione, ma ci guadagno. Questo comporta, e chiudo, e vi lascio la parola, comporta che ad amare bisogna imparare. Questo è l'aspetto più decisivo che abbiamo perso anche nell'educazione dentro la comunità cristiana, anche in famiglia, verso i ragazzi, verso i figli più giovani. L'idea che siccome tutti noi fanno una qualche esperienza dell'amore fin da bambini, tutti crediamo di sapere già cosa vuol dire amare. Invece no, è un cammino che domanda tempo, e domanda, introduco la cosa e poi mi fermo, la decisione del per sempre. Questo è il punto critico della questione. Non vediamo come va, proviamo. No, questo non basta per verificare bene che cos'è l'amore. Dice il Papa nell'Amoris Laetitia, libertà, a cui tutti noi giustamente aspiriamo, e fedeltà non si oppongono. Libertà e fedeltà non si oppongono, anzi piuttosto si sostengono mutuamente. Tanto nelle relazioni interpersonali, matrimonio, quanto in quelle sociali. Effettivamente pensiamo ai danni che producono nella civiltà della comunicazione globale l'inflazione di promesse non compiute. Io dico sempre ai fidanzati, lo ripeto anche a voi, lo dico ai giovani, ti sfido, se sei autenticamente innamorato, a dire alla tua fidanzata ti amo senza aggiungere per sempre. È impossibile. Infatti nessuno si è mai alzato ad obiettare su questo punto in tanti anni che la ripeto, almeno 40 anni che la ripeto. Lascia stare che dopo fai fatica, sei fragile, questa è un'altra cosa. Ma l'amore come tale ha in se stesso il per sempre. Ecco. Buongiorno a tutti, mi chiamo Silvia,
Silvia? Sì. Grazie. Allora, lei oggi ci parla di una strada che porta alla gioia, ma dov'è questa strada? Quali sono i caratteri che ha? Come possiamo percorrerla fino alla fine? E come coniugare il desiderio di felicità che abbiamo nel cuore con l'assunzione di un impegno che talvolta pare appesantito dalla gestione del quotidiano? La ringrazio. Grazie Silvia. Queste domande si collocano bene nel contesto dell'apertura che io ho fatto, dell'introduzione che io ho fatto. Primo punto, lei oggi ci parla di una strada che porta alla gioia. Quando un uomo o una donna si innamorano e si legano, perché lo fanno? Perché dentro quell'esperienza iniziale dell'innamoramento, tutto ciò che io faccio, tutto ciò che io sono, prende come una nuova luce, una nuova forza, una nuova energia. Avrete fatto anche voi l'esperienza di come i vostri amici vi fanno un po' di ironia su di voi quando siete innamorati. Succede questo. Dice, ah, quello lì è cambiato completamente, ormai è via di testa, non ha... Succede. E perché succede questo? Perché chi di noi, anche alla vostra giovane età, non dico alla mia vecchia età, chi di noi non desidera ogni tanto il rinnovarsi delle proprie energie di intelligenza, di volontà, di azione, di capacità di stabilire rapporti, di creatività sul lavoro, di capacità di condividere il bisogno? Tutti noi desideriamo questo. E l'innamoramento è proprio un fenomeno di questo tipo, che è come se tutto diventasse nuovo. Diciamo che all'interno di un innamoramento oggettivo e autentico, tutto ciò che io sono e tutto ciò che io faccio prende questo significato di novità. Non cambiano le cose, cambio io. E sento che l'occasione che mi è data è un'occasione che mi spalanca alla felicità. Ecco perché produce gioia. Quindi, da questo punto di vista, il primo punto che la questione posta qui da Silvia introduce è che questa esperienza è universale. Lasciamo stare per il momento se dura o se non dura, ma è universale. Anche in una società che ha ridotto spesse volte l'amore a pura mercificazione. C'è un grande autore inglese che ha scritto un libricino bello, molto prezioso. Questo autore si chiama Lewis, se avete gusto e tempo andate a leggerlo. Un librettino intitolato I quattro amori, e parla dei diversi livelli dell'amore. E lui cita lì una frase molto, molto antica, di un monaco antico, Guglielmo di Saint-Thierry, il quale dice: «Oh amore, che mistero tu sei, se resti amore anche quando diventi laido, anche quando diventi venere». Venere è il modo con cui viene definito l'amore mercificato, l'amore mercificato. Quindi la prima cosa su cui voi dovete far forza per imparare la strada e i caratteri della strada
e il come percorrerla fino alla fine questa strada, la prima cosa è proprio riconoscere il dono che l'innamoramento serio, perché bisogna essere seri anche nell'innamoramento, quindi non stiamo parlando in questo caso dell'amore venereo, l'innamoramento serio è un grande dono che ti viene fatto. E quindi questo, come ha ben intuito chi ha posto la domanda, questo spiega molto bene perché uno senta l'esigenza di coltivare questo dato. Perché gli innamorati desiderano vedersi, stare insieme, incontrarsi, andare insieme a vedere un film o a sentire un concerto, leggere insieme un pezzo, una pagina significativa, fare una gita artistica, andare insieme a pregare, alla messa. Perché? Perché sentono il desiderio di approfondire questo dono, perché vogliono svilupparlo nella loro vita, perché vogliono che duri. Penso che tutti facciate questo, no? Ecco, allora, il primo punto è che bisogna partire dalla gioia dell'amore. Se non si parte dalla gioia dell'amore, è impossibile rispondere agli altri tre livelli della domanda. Dov'è questa strada? Abbiamo detto è la strada che conduce dall'affetto, cioè da come l'innamoramento cambia la mia persona, la orienta all'altro, la rende oggetto del mio desiderio, la rende punto di riferimento del mio modo di donarmi, all'amore stabile, la strada che va dall'affezione o alla elezione dell'altro. Un tempo di conoscenza, il fidanzamento, che si apre alla fase definitiva dell'amare, che è il matrimonio, che dura appunto, come Silvia ha detto, come possiamo percorrere questa strada fino alla fine. Ecco, quella lì è la strada da compiere. Imparare pazientemente nel tempo, ecco perché non bisogna essere precipitosi, imparare pazientemente nel tempo, conoscersi, conoscere l'altro, prima di assumere una responsabilità definitiva. Dove è questa strada? Per quanto riguarda i cristiani, questa strada si sviluppa all'interno della comunità cristiana, ma per tutti, anche chi non crede, chi dice di non credere o chi dice di non poter credere, si sviluppa all'interno della famiglia e all'interno delle amicizie vere. All'interno, cioè, è inesorabile che ci sia una tensione comunitaria dentro il percorso che va dall'innamoramento al matrimonio, dimensione che poi col matrimonio diventa costitutiva. Quale caratteristiche ha? Volere il bene dell'altro come altro, imparare a volerlo. Volere un bene che sia spalancato alla vita, volere un bene che sia per sempre, volere un bene che capisce che l'inevitabile sacrificio della vita è impastato con il bene, la bellezza e la gioia della vita stessa, capire che la libertà e il sacrificio non si oppongono, capire che quando arriva il dovere non viene meno il volere, quando arriva l'impegno, il compito, non viene meno il desiderio,
ho detto almeno cinque, Silvia, cinque caratteristiche di questa strada che vi invito a percorrere con libertà, con gioia, con intensità. Ecco, quindi queste sono le caratteristiche. Come possiamo percorrerla fino alla fine? E qui devo aiutarvi, se sono capace, a fare il salto di qualità. Il Vangelo di San Giovanni, che è certamente dei quattro Vangeli che sono tutti bellissimi, vi consiglio prima di arrivare al matrimonio, ma anche dopo il matrimonio, perché vedo che taluni sono già sposati, magari da poco, vi consiglio di prendere una volta un paio d'ore il sabato pomeriggio, come avete fatto oggi, un paio d'ore compreso il viaggio, per leggere corsivamente, cioè un capitolo dopo l'altro, tutto il Vangelo di Marco. Sono 14 capitoletti che si leggono in un'ora e un quarto. Insieme, leggerlo insieme, per dire, per aiutarvi, voglio così aiutarvi a fare un'esperienza molto bella di incontro con il volto di Gesù. Però mi riferivo a Giovanni, che è quello che ragiona di più su tutta la questione che gli è capitata, no? Alla fine, dopo tutto il percorso del Vangelo, si conclude con una frase di tre parole: Dio è amore. È come il riassunto, è come la sintesi del Vangelo. Dio è amore. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra esperienza di amore, che siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio, ha un rapporto stretto con l'amore che c'è in Dio, che si vede dal fatto che Dio è uno e trino. Io parlo sempre del mistero nuziale e dico che questa dimensione nuziale dell'amore, la parola nuziale indica l'amore dell'uno per l'altra, l'unità dei due, fidanzamento a un certo livello, matrimonio a livello definitivo, aperta al terzo, al figlio. Ora, una dimensione nuziale dell'amore, ciò che voi state cominciando a vivere e che nel matrimonio continuerete a vivere in pienezza, vive in Dio stesso, è presente in Dio. Il padre dona tutta la sua vita al figlio, che gliela restituisce immediatamente. E l'amore tra il padre e il figlio è così perfetto, è così compiuto, che il nesso tra i due genera lo Spirito Santo, che è nello stesso tempo il rapporto tra il padre e il figlio, il loro amore in atto e il frutto di questo amore. Ora, voi dovete sapere che a partire da Giovanni Paolo II, ma anche Papa Francesco parla di questo, per la prima volta in un certo senso nell'insegnamento dell'autorità della Chiesa è stato detto che il nostro essere ad immagine di Dio riguarda sì ognuno di noi come singola persona, ma nel caso del matrimonio riguarda anche l'unità nuziale dei due nel matrimonio stesso. Quindi il matrimonio in senso pieno altro non è se non la modalità con cui la Trinità, il Dio che è amore, ci abbraccia lungo tutta la vita. È uno dei suoi modi privilegiati di essere presente a noi nella nostra vita e di accompagnarci nella nostra vita. Questo è
è impressionante. Troppo poco noi cristiani, anche nel dialogo, nel dibattito su queste cose, troppo poco facciamo riferimento al vero fondamento dell'esperienza dell'amore. Ora, continuando a scavare su questo fondamento, noi sappiamo che già l'Antico Testamento parla di amore e cerca di farci capire chi è Dio attraverso la strada dell'amore e si serve per questo di molti esempi legati al rapporto tra l'uomo e la donna. Pensate al Cantico dei Cantici, che dimostra con grande chiarezza che non è vero che la Chiesa abbia paura della dimensione erotica, nel senso nobile e pieno della parola, dell'amore. Perché il Cantico dei Cantici è un poema erotico che sta dentro tutta la Bibbia. E quindi vuol dire che anche il livello iniziale dell'innamoramento e dell'eros, di cui si fa esperienza, è già una espressione valida di amore, che domanda evidentemente di la strada, come Silvia ha detto, del compimento, che deve salvare, deve basarsi sulle caratteristiche di cui abbiamo parlato. Tant'è vero che San Paolo parla di Cristo sposo, della Chiesa sposa, e la lettera agli Efesini dice che questi due misteri si illuminano: il rapporto tra Gesù e la Chiesa, sposo con la sposa, illumina il rapporto dello sposo e della sposa umana, lo illumina, e a sua volta il rapporto tra lo sposo e la sposa illumina il mistero del rapporto tra Cristo e la Chiesa. Ecco, io vi invito, rileggendo soprattutto il capitolo quarto di Amoris Laetitia, sia in vista della preparazione, in vista del matrimonio che da sposati, voi cerchiate, ve lo chiedo con tutto il cuore, di andare a questa radice della Trinità, a questa radice di Gesù, a questa radice della Chiesa, per sapere quale razza di dignità ha il sacramento che ricevete. Ecco. Questo mi permette anche di dare la risposta all'ultimo degli interrogativi, che è il principale. Come possiamo percorrere questa strada fino alla fine? E qui bisogna assumere il per sempre che è dentro l'amore, come ci siamo detti prima, e renderlo un compito per tutta la vita, che dura tutta la vita. Dico subito una cosa per spiegare questo. Mi capita spesso, soprattutto il sabato e la domenica, quando visito le parrocchie, che alla fine della messa arrivano due o tre coppie di vecchietti che cominciano a barcollare un po', io che ho già una certa età, dopo i 75 non è che si cammina come prima, devi guardare dove metti i piedi, soprattutto se su queste vesti lunghe e prendi dentro, vai giù come un salame, mi è già capitato, più grazie a Dio non mi sono fatto tanto male. Però mi colpisce sempre questo fatto, no? Che vengono lì con un sorriso e dicono: Eminenza, abbiamo festeggiato 50 anni di matrimonio. Due mesi fa, due così, mi hanno detto: Eminenza, abbiamo festeggiato 70 anni di matrimonio. E io dico: ma ditelo ai giovani che non sanno cosa perdono se perdono questa esperienza. Non sanno cosa perdono.
non è cambiare cambiando continuamente partner che si può colmare il desiderio di pienezza, di gioia, di felicità che abbiamo nel cuore. E andando fino in fondo quel rapporto lì che io imparo ad amare tutti e che mi realizzo. Cioè, il per sempre è fondamentale. Un'altra cosa, un altro esempio voglio dire. Quando ero patriarca di Venezia, non mi ricordo più in che anno, nel 2009 forse, sì, 2009-2008, sono andato a visitare una comunità al nord del Kenya, in confine con la Somalia, con una forte presenza islamica, in cui c'erano due preti veneziani che avevano creato la parrocchia, che la stavano conducendo, e il più giovane, una cittadina, Olmoran, di circa 40.000 abitanti, pochissime case di mattoni, senza chiesa ancora, senza luce elettrica, il prete giovane mi ha detto, io insegno in una scuola, e mi piacerebbe, i miei ragazzi hanno saputo che lei è venuto, per loro un cardinale è una cosa un po' eccezionale, vorrebbero incontrarla, vorrebbero dialogare con lei, e se lei venisse domani, volentieri. Siamo andati in questa scuola. Questa scuola era un enorme prato, con uno sgabuzzino in un angolo in cui c'era dentro qualche aggeggio che poteva servire. E questi ragazzi hanno cominciato un dialogo con me. Uno si è alzato e ha cominciato a parlare, come stiamo parlando noi adesso, dell'esperienza affettiva, di cosa vuol dire, di come devono fare, perché la Chiesa dice sempre no. Io ho spiegato che la Chiesa non dice no, la Chiesa dice la bellezza dell'amore. Pensate che voi nell'esperienza dell'amore che fate siete in una relazione speciale e straordinaria con Dio, con la Trinità. Gesù prende attraverso di voi il volto di una persona viva, presente. L'Eucaristia è l'espressione di questo. E lui mi ha detto, cosa pensa di questo versetto di Shakespeare? Vi ho detto, un ragazzo di 17 anni, in quella condizione, mai delle centinaia e centinaia di classi di giovani che ho incontrato nei miei 26 anni di episcopato, mai nessuno ha fatto un intervento così. L'avrà fatto con molti altri, non so, perché con me, ma a me non è mai capitato. E questo dice, cita i versetti da 2 a 4 del sonetto 116 di Shakespeare, il quale dice: amore non è amore se muta quando nell'altro scorge mutamenti. Ecco il sacrificio. Amore non è amore se muta quando nell'altro conosci dopo un anno un aspetto del tuo fidanzato che non conoscevi. E non è amore se muta perché questo aspetto non ti garba, ma poi va avanti. Questa cosa è una cosa indicibile. O se tende a recedere quando l'altro si allontana. Se tende a recedere quando l'altro si allontana. Pensate che compito avete. Che compito avete? Ecco, cosa farete o cosa avete fatto quando vi recherete in chiesa con tutta la comunità, con i vostri parenti, i vostri amici, eccetera, eccetera, davanti al sacerdote? Voi che siete i ministri di quel sacramento lì, quindi siete voi che vi assumete la responsabilità, siete voi i soggetti attivi di quella cosa lì, e vi impegnate reciprocamente ad un sì per sempre. Vi impegnate su che base? Come fa un uomo della vostra età, una donna della vostra età, ad essere sicuro che il sì che l'altro gli dice durerà fino in fondo?
Come possiamo percorrerla questa strada fino alla fine? Ci ha detto Silvio. Non posso certamente poggiare questa sicurezza sulle sabbie mobili della nostra capacità di fedeltà. È troppo poco. È la fedeltà di Gesù quella su cui mi impegno. Il sacramento è questa cosa qui, il per sempre viene da questa cosa qui, viene dal fatto che in Cristo Gesù, nel rapporto con la sua Chiesa sposa, è garantito il mio sì fino in fondo. Quello che non capiamo più, ragazzi, oggi è questa cosa, è la debolezza della nostra fede che non ci fa vedere la bellezza del matrimonio per sempre, è la debolezza della nostra fede che ci impedisce questo. Allora, il per sempre ha questa radice. Quando tu vai davanti al sacerdote e davanti alla comunità e ti leghi così, tu scegli, tu vuoi, insisto, vuoi il dovere del per sempre. Quel dovere scaturisce dal tuo volere, scaturisce dalla tua libertà, come abbiamo detto prima. Libertà e sacrificio non si oppongono. Questo, ecco, ma per capire questo bisogna fare un'esperienza di che cosa sia il fatto che Dio ci ama in Cristo Gesù e non ci molla mai per tutta la vita. Non ci lascia mai. A Milano c'è un'associazione che ha almeno 200 membri che si chiama dei separati fedeli, perché queste persone si sono impegnate a restare fedeli al sacramento anche quando sono state abbandonate. A restare fedeli al sacramento anche quando sono state abbandonate. E si sostengono e si aiutano in questo. Per dire un caso limite, che non vi auguro, però può capitare a tutti. Il mondo lo risolve con questa continua sostituzione, diceva il grande sociologo lì, quella della liquidità, Bauman, diceva più o meno così, vediamo se la ritrovo la citazione. No, forse qui, ecco, diceva, il matrimonio vecchio, in un suo scritto intitolato Amore liquido, sapete che lui è stato il teorico della liquidità della nostra società, il matrimonio vecchio stile, cioè quello che la Chiesa propone, matrimonio sacramento, ma non solo, guardate che fino al diciamo, 40 anni a 50 anni fa, anche tutto il movimento operaio, anche tutti i grandi leader del Partito Comunista, eccetera, avevano una concezione del matrimonio per sempre fedele che nulla aveva da invidiare al matrimonio sacramento. Infatti, lo so se conoscete la storia, quando si è saputo che Togliatti aveva lasciato la moglie per andare con Presidente, la Iotti Wilde, c'è stata nel partito una reazione molto violenta, molti iscritti non ne volevano quasi più sapere, per dire come era la cultura di allora, questo per identificare il matrimonio vecchio stile finché morte non ci separi, già emarginato dalla coabitazione temporanea del tipo vediamo se funziona, che non verifica nulla, adesso non voglio entrare in questo tema perché abbiamo già mangiato il tempo, ma vediamo su, è sostituito da un modello flessibile part-time dello stare insieme. C'è il matrimonio come esperimento,
lo stare insieme come esperimento. Non dura, ed è evidente che non dura, perché si cambiano, ma soprattutto non porta al gaudio, al compimento pieno, non porta a un piacere che dura. Se avessi il tempo, ma adesso ho rubato già tutto, non ho, manca ancora qualche parola da dire, vi vorrei leggere una bellissima poesia dialettale di un poeta dialettale, scritta in dialetto, ma casomai cercatela voi, non so più adesso se la trovo. Si chiama, vediamo poi, prima di andare via magari mi verrà in mente, abbiate un po' pazienza con la mia età. Quindi, vi dirò questo ancora, la conversione di Sant'Ignazio, perché Sant'Ignazio si è convertito? Lui era un enorme amante della cavalleria, no? E in una battaglia è stato gravemente ferito ad una gamba. Allora è stato ospitato a Pamplona, in una casa in cui lo curarono un poco, e lui, siccome era un appassionato di romanzi cavallereschi, ha chiesto ai responsabili di dargli qualche romanzo di quel tipo lì per ingannare il tempo, ma nella casa c'erano solo Vite di Santi. Allora lui, torto collo, un po' col collo storto, ha cominciato a leggere queste Vite di Santi e si appassionava, diceva, finché un giorno ha fatto questa constatazione, è scritta nella sua autobiografia, scritta da lui, quando mi sono accorto che quando leggevo i romanzi di cavalleria provavo un intenso piacere, ma quando chiudevo il libro mi prendeva subito una tristezza. Invece, leggendo i libri dei santi, non solo dopo un po' ho cominciato a provare piacere mentre li leggevo, ma questo piacere durava anche dopo. Ed è questa la ragione per cui lui ha cambiato vita. Cioè, il piacere tendeva al gaudio, alla felicità compiuta, che San Tommaso distingueva dal piacere istintivo. Il piacere istintivo ha una caratteristica, è breve, dura poco, finisce subito. Invece ciò che l'uomo cerca, ciò che la nostra libertà cerca, è proprio quello che i latini chiamavano il gaudio, la gioia dell'amore. Voi cercate questo. Ecco, quindi questo giustifica, tutte queste cose ho detto per giustificare il per sempre e per farvi capire che voi scegliete il compito, ecco, la parola dovere è troppo dura, forse se la dico così, ma scegliete quel giorno lì davanti alla comunità sacerdote, scegliete il compito per tutta la vita. Lo scegliete voi e dovete poi essere fedeli e farci i conti. E quindi ho detto anche come coniugare il desiderio di felicità che abbiamo nel cuore con l'assunzione di un impegno che talvolta appare appesantito dalla gestione del quotidiano. Questa è, abbiamo detto già prima, la condizione in cui ognuno di noi versa. Noi abbiamo un desiderio di infinito nel cuore. I medievali dicevano che l'uomo è capace di Dio, arriva fino a riconoscere Dio, però siamo esseri particolari, cioè questo desiderio l'abbiamo, lo sentiamo in ogni momento, l'innamoramento è un riaccendersi di questo desiderio, l'amore è l'attuarsi paziente di questo desiderio, ma noi questo desiderio di infinito
non lo possiamo realizzare da noi stessi. Un altro, nella stessa esperienza dell'innamoramento è così, un altro mi compie e Dio è ultimamente colui che mi compie. Allora, come si manifesta questa singolare caratteristica di noi uomini? Si manifesta proprio nel fatto che il quotidiano, sia nei rapporti decisivi della nostra vita, come il rapporto tra lo sposo e la sposa o i figli, eccetera, sia in tutto ciò che la vita stessa ci chiede, a partire dal lavoro, e noi dobbiamo tutte le volte offrire al Signore, offrire all'altro che amo, offrire ai miei figlioli, offrire il sacrificio che anche la pesantezza e la gestione del quotidiano ci domanda. C'è da fare. Non ho lavoro, vengono fuori 6 mesi di lavoro a Torino, devo accettare il sacrificio di... Incide questo sul rapporto? Non incide, ma qui non posso entrare perché diventerebbe troppo lunga, perché un rapporto d'amore regge solo se io sto dentro tutta la realtà e quindi tutte le circostanze e tutte le relazioni che mi capitano ogni giorno, perché la realtà è un tessuto, è una trama di circostanze e di rapporti. La nostra è una circostanza che si basa su dei rapporti. Lasciate stare se ci rivedremo in paradiso soltanto o con la tua ragazza ti rivedi già subito dopo la riunione, eccetera. Non cambia la sostanza. Circostanze e rapporti. Allora, tutto ciò che viene dalle circostanze, che siano favorevoli o sfavorevoli, tutto ciò che viene dai rapporti, che siano facili o difficili, siccome ultimamente vengono dalla Trinità che ti ama, vi ama come famiglia, vi ama come membri della Chiesa, vi ama come elementi costruttivi della società, tutto ciò, insomma, le circostanze, i rapporti sono le mani di Dio nella mia vita. Sono una chiamata, sono una vocazione. Cioè, voi mi avete chiamato a venire qui, a dialogare con voi, questo è il modo con cui Dio dice qualcosa a me. Chiama me, non posso dire queste cose che vi ho detto senza sentire l'urto in me del fatto che non sono ancora capace alla mia età di voler bene come si dovrebbe voler bene. Capite? Quindi, sempre attraverso Silvia, l'assunzione di un impegno che appare appesantito alla gestione del quotidiano non è contraria alla felicità, perché la dimensione di sacrificio è coessenziale, ma tutti noi percepiamo che questo rende vero l'amore. Pensate a una mamma con i suoi figlioli, cosa non farebbe? Cosa non farebbe? Quindi, coraggio e buon cammino. Ho preso io tutto il tempo, mi dispiace. Comunque, magari se avete l'occasione di ritornare un po' su queste cose, con loro, con tra amici, anche invitandovi in 3 o 4 coppie, fatelo anche da sposati questo. La tentazione dell'inizio del matrimonio, per quel che io ho visto in tanti anni, può essere un po' quella di chiudersi, in quel che si pensa essere il nuovo paradiso terrestre, ma poi la vita smentisce questo fatto. Perché per andare verso la gioia piena, per andare verso la felicità, bisogna accettare tutte le circostanze. Chi è fuori dalla realtà, insomma, presto o tardi, picchia il suo muso contro la realtà, perché la realtà è testata. Non puoi prescindere. Cioè oggi, nella sola giornata di oggi,
tre persone mi hanno telefonato, una anche la mamma di un ragazzo giovane che è morto in un incidente stradale, un'altra di un mio vecchio amico che è morto questa mattina presto, una terza situazione in cui un figlio è ricoverato all'ospedale gravissimo, una sola giornata. Nella nostra diocesi praticamente ogni giorno io devo scrivere o telefonare per un sacerdote che muore o per un parente dei sacerdoti che muoiono. Sono circostanze della vita, ragazzi. Sono la realtà. Se uno le abbraccia nella fede, e a questo serve l'amore, perché l'amore fra di voi vi convince della verità della fede e la verità della fede sostiene l'amore tra di voi. Quindi si può dire realmente che la vita è una bella avventura, senza nessuna paura. E non c'è niente, niente a cui non ci sia rimedio se si vive di fede. Poggiate molto su questa cosa. Evidentemente bisogna arrivare fino alla capacità di perdonare. E questa la si impara solo lasciandosi perdonare da Dio. È più difficile lasciarsi perdonare che tentare di perdonare. Parlando con i carcerati a Bollate l'altro ieri, questa cosa veniva fuori. Dai carcerati e si impara molto. Ho trovato raramente, nella mia esperienza episcopale, luoghi in cui la gente ti parla con verità, come quei luoghi lì. Quindi tantissimi auguri per il vostro cammino, tantissimi. E per favore non siate sparagni nel mettere al mondo figli. Due non bastano. Ricordatevi di questo, sopra due, obbligatorio, se Dio vuole. Grazie. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Il vostro amore è strettamente legato al rapporto che la Trinità ha con voi, anche se noi ci dimentichiamo. Almeno ogni tanto ricordarsi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Mi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Hanno destino è quello che Dio vuole da te. Una scia di luce lascerà. Vivere la vita e la vita.